ragazzi. Bellissimo, da dentro la tenda. Wow, che bella questa piscina dentro una tenda. Guardate che bella. A me il cornetto. Così. Io tra poco ho quasi finito, Elena, eh? Sì, anche io. Guardate come dorme. Io intanto gli faccio delle foto. Ciao, Elena. Ragazzi, guardate dove siamo. Dentro una tenda e dentro la piscina. Quindi superiamo almeno i 20.000 mi piace. Non è vero, Elena? Sì. E portiamo altre sfide simili. Dai, ragazzi, mi raccomando. Ciao a tutti ragazzi, prima che inizi questo video, come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale e ricordatevi anche di attivare qui la campanella per non perdere nessun altro video. Elena, oggi abbiamo fatto una cosa incredibile, una tenda dentro una piscina. Facciamo vedere cosa è successo ai nostri iscritti? Sì, dai! Via col video! Ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Penso che almeno una volta nella vostra vita avete visto oppure siete entrati dentro una tenda da campeggio. Quindi oggi ho deciso insieme a Elena di passare 24 ore, ovvero un'intera giornata, in questo mini accampamento. Poi tanto mini non è, lo vedrete dopo nel video. E a questo punto mi è venuta l'idea: siccome dobbiamo passare tutto questo tempo lì, perché non prendere e non mettere dentro anche una piscina enorme? Così ci divertiremo ancora di più. Beh, adesso Elena è a scuola e io devo preparare tutto, così quando verrà troverà la sorpresa. Ragazzi, guardate, questa qui è la tenda, guardate quanto è grande. E adesso la monteremo insieme. 3, 2, 1... Ah, la vedete qui quanto è grande? Adesso ve la faccio vedere meglio. È davvero enorme. Mi trovo dentro e guardate quanto è grande. E qui ci andremo a mettere, indovinate, la piscina. Quanto è bella. Adesso riempiamola tutta d'acqua. Chi sta arrivando, Elena? Hai visto lì cosa c'è? Visto qui? Una tenda da campeggio. Ci passeremo 24 ore oggi dentro, ce la farai? Come? Qui dobbiamo dormire. No, dobbiamo passare 24 ore qui dentro. Ma come facciamo? Vedi cosa c'è dentro, Elena? Non hai visto? Una piscina. Hai visto quanto è bella? E anche Elena mi aiuta a riempire la piscina. Wow, Elena, bellissimo! Ti piace? Adesso ci andiamo a cambiare che entreremo in acqua. Sei pronta? Sì. Andiamo. Elena sta per entrare. Elena, com'è? Vai, proprio dentro, Elena. Così ci dici com'è la casetta. Come si sta dentro, Elena? Guardate ragazzi, bellissimo da dentro la tenda. E anche già stremo. Quanto è fredda. Ci entra dentro. Saluta Elena. Ciao. Wow, che bella questa piscina dentro una tenda. Guardate che bella. Hai visto Elena anche l'acqua quanto è blu? Ah, che relax. Ragazzi, sono 1:28. Elena, come avete visto mezz'ora fa circa, è uscita da scuola, non è vero? Sì. Adesso quindi è ora di mangiare, Elena. Non abbiamo potuto registrare dalla mattina perché Elena andava a scuola. Quindi la prima scena è dell'1:28. Elena, e allora tu hai fame? Sì. Dai, adesso vado a prendere una cosa dolce e forse anche una cosa salata. Ti piace? Sì, dai. Quindi, la cosa dolce o salata vuoi? Sì. Però poi mi dai un po' a me anche le patatine, eh? Sì. Ma mi hai fatto spaventare, Elena. A me il cornetto. Però dammi anche un po' a me le patatine, Elena. Siccome domani devi andare a scuola, dopo facciamo anche i compiti. Sì. Dovete sapere che la vostra cara Elena ha iniziato la prima media e dopo dovrà fare i compiti, Elena, di questa scuola qui, che è diversa dalle elementari, dai. Dopo ti interrogo anche. Ragazzi, sono le 15:26 e Elena lì sta per studiare, non è vero Elena? Sì.
Dai, che come abbiamo detto prima, i compiti adesso, se no poi non giochiamo e non possiamo continuare, eh? Importante, ragazzi, studiate prima il dovere e poi il piacere. No, dobbiamo rispondere a delle domande, tipo la prima. Che cos'è per te la storia? Per me la storia è molto importante perché iniziamo a conoscere la vita del passato con funzioni diverse. Vabbè, queste domande sono facili, a noi non ci interessano. Vai, rispondi, scrivi. Dopo, ragazzi, li farò io anche le domande. Allora, vediamo, te le faccio facili, facili. Dimmi il nome del fratello di Romolo. Come Remo? E come la fai a sapere? Dai, facciamo di geografia. Allora, la capitale non dell'Italia perché è facile, è della Francia. Ci siamo anche stati, Elena. Bravissima, Parigi. Elena. Facciamo una domanda di inglese. Come si dice in inglese casa? Perché siamo in una casa, diciamo. Home. Bravissimo, oppure house. House. E come si dice acqua? Perché siamo nell'acqua. Water. Water, bravissima, Elena. Quindi adesso andiamo a Giocare. A parlarti con Elena, il cuore in non ci credo, a mano. fare TikTok sta. Ne vuoi fare uno insieme a me? Ica la playa, l'estate la nostra. Na 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 ta la noce, le spa per la testa. E non fa dimmi com'è, che sai nuotare. Ma si tira forte! Allora non vale tirare forte, piano! Piano, così, vai! Ecco, due, quanto siamo? 2-0 per... No, 2-1! Vai, adesso senza bloccare. No! Ora rendiamo la sfida un po' più difficile. Elena, si può sempre bloccare, solo che io... Ascolta bene, tu hai questa piccola, io quella grande, io ti passo quella grande e tu quella piccola, capito? 3, 2, 1, vai! 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 Brava, vai, vai, vai in faccia, vai. No, ragazzi, ha vinto Elena, dai. Sono le 17:45 e adesso io mi leggerò un bel libro. Elena, tu qui cosa stai facendo? Sto giocando, non vedi? Come a giocare? Prima abbiamo giocato. Ma gioco di nuovo. Ma a cosa stai giocando, Elena? Si può sapere? Nintendo. Dai, Elena, io non posso fare niente. Oh, io l'ho preso per primo questo. Allora, parte seconda, lezione sulla squadra invincibile. Se Remo. secondo potere, cosa Però vuoi? io mi sto annoiando Ma se adesso. poco fa stavi giocando al Nintendo, Elena? E Adesso non più. cosa c'entra? Adesso sto leggendo, devo finire tutto questo libro. No. Elena, cosa possiamo fare qui? Dobbiamo passare un'intera giornata, dai, che mancano poche No, ore, Elena. cosa devo Rilassati. fare io? Dai, non leggo. È vero, anche io mi sto un po' annoiando. Qui non è il posto migliore per leggere, Elena. Vuoi dipingere? Sì. Dipingiamo? Sì, dai. Ok, vai. Allora, facciamo che ognuno disegna cosa vuole, vediamo chi fa il disegno migliore. Sei pronta? Sì. Allora, vai. Non so se si vedono poi i disegni, ragazzi. Vi faccio provare a vedere cosa stiamo facendo. Poi alla fine ve lo facciamo vedere. Così. Io tra poco ho quasi finito, Elena, eh? Sì, anche A che punto sei, Elena? Ragazzi, vediamo, riuscite a indovinare prima che l'ho finito, sia quello mio sia quello di Elena. Facciamo vedere cosa abbiamo fatto. io. Sì. Questo qui è il mio disegno. E questo invece è il mio. Elena, un cuore e io un... Ragazzi, Un cane. guardate, Elena si è addormentata. E guardate anche cosa ho qui. Adesso le facciamo uno scherzo. Guardate come dorme, io intanto gli faccio delle foto. Ciao, Elena. Elena. Dai, svegliati, Elena. Che c'è? Stai dormendo, vai, vattene. Esci. Esci, Elena, dai. Basta. Non si do, se devi dormire, non dormire. Dai, adesso usciamo e ci vediamo tra un po'. Siamo stati comunque un bel po' qui dentro. Elena, siamo ritornati a casa. Sì.
Sì, ormai è no. Sono le 22 e un quarto. Siamo ritornati anche perché Elena stava dormendo e domani deve andare anche a scuola. Infatti. Elena, cosa ne pensi di questo video che abbiamo fatto? È stato bello e anche rinfrescante. Rinfrescante, eh? Però, ragazzi, dobbiamo dire una cosa. Se volete un altro video uguale a questi qui, questi della piscina, queste challenge che so che a voi piacciono, fatelo sapere, mi raccomando, con un mi piace. Iscrivetevi anche al canale, mi raccomando. Elena, quindi saluti i nostri iscritti e ci vediamo in un prossimo video. Ragazzi, come sempre, noi ci vediamo in un prossimo video con una prossima challenge, una prossima sfida, un prossimo versus. Vedrete, arriveranno tante novità per voi. Ciao ragazzi! Ciao.